Gladys Gordon Pendarvis. Il monaco nero. Lettura di Vir. Sì, è vero che sto dettando tutto questo, ma non immaginate uno scrittore famoso, uno studio elegante, una segretaria ben retribuita. No, sto dettando tutto questo per la pubblicazione, perché ho promesso all'abate di Shard che l'avrei fatto. Non posso andare contro i suoi desideri. Non posso più farlo. Tutte menzogne e assurdità! Non ne creda una parola, signore! Loro hanno interesse a mantenere vive queste favole! Disse il guardiacaccia, indicando nella direzione del monastero che stava dietro di lui. Così hanno potere sulla gente! Su quest'isola tutti credono al monaco nero e giurano di averlo visto aggirarsi furtivo. Io non l'ho mai visto. E perché? Perché non ho paura. Sono tutte stupidaggini, le dico. Stupidaggini! Guardai Morton. Gli occhi castani e profondi, la faccia rugosa, la figura alta e magra nel vecchio abito di tweed, persino i calzettoni e il modo in cui teneva il fucile e portava il berretto esprimevano disprezzo. Non aveva simpatia per i monaci e per nessuno degli abitanti dell'isola. Ci restava perché altrove non avrebbe trovato lavoro. Doveva tutto all'abate e lo odiava in misura proporzionale al suo debito. «Al monastero sono in grado di dimostrarlo», ribattei. «Hanno vecchi documenti. A quanto sembra, qui fu sepolto un tesoro nel V secolo, quando gli Angli conquistarono la Britannia. Fu portato da un monaco fedele che risalì il Tamigi dal Kent. Arrivò qui, seppellì il tesoro e morì sull'isola, montano di guardia fino alla fine». «E sta ancora di guardia, sembra». «Il tesoro e il guardiano sono folle per i bambini e per gli stupidi che passano le giornate biascicando preghiere quando farebbero molto meglio a scavare, piantare e sarchiare questa dannata isola. Io sono l'unico che lavora veramente qui. E in cambio che cos'ho? Una casetta umida, una paga insufficiente e una predica del reverendo quando la cucina del monastero non viene rifornita di selvaggina secondo i suoi desideri». «E quindi non ha mai visto il monaco nero?» insistetti. «Non l'ha mai visto vicino al vecchio stagno o sulle rupi o sul viottolo lungo dopo il tramonto?» «No, e non lo vedrò mai. L'unico monaco nero sull'isola è su al monastero, quel tizio di colore delle Indie occidentali. Non c'è nessuno più nero di frate Ignatius. Sembra un corvo con la tonaca nera e la faccia nera e tutto il resto. Non che pensi che stia meglio in nero che in bianco, come i benedettini di Shard». «Però», dissi io, «deve ricordare che certuni non riescono a vedere cose come... ecco, come il monaco nero. Come certuni non prendono certe malattie». «Nessuno ha mai visto il monaco nero e nessuno lo vedrà mai. Perché? Perché non esiste sull'isola di Shard. I monaci tengono viva quella vecchia fola per spaventare la gente e convincerla ad andare a messa e a confessarsi. E poi ai visitatori piace. Se ne vanno in giro con gli occhi sgranati, parlano e scrivono sui giornali. Ecco, è tutta pubblicità e serve a far affluire il denaro. È tutto combinato. Un'assurdità, le dico». Lo lasciai al cancello e svoltai nel viottolo lungo. L'idea del contrasto tra Morton e i monaci mi divertiva. Mi venne un'idea, nata dalla recente conversazione e dalla notte bellissima. Si stava alzando, grande e dorata, la luna della mietitura. Non c'era vento. La temperatura era mite, quasi calda per l'ottobre avanzato. Sarei rimasto all'aperto per tutta la notte, se fosse stato necessario, e avrei seguito il leggendario percorso del monaco nero, dalla baia dei pirati, dove si diceva fosse sbarcato, fino a un certo bosco, dove, secondo le dicerie popolari, aveva sepolto il tesoro. A quanto sembrava, nessuno aveva mai cercato di seguirlo. Nessuno voleva farlo. Una figura incappucciata era stata vista in vari punti del percorso, scura sulle sabbie pallide della spiaggia, semiconfusa nelle ombre gettate dalle alti siepi del viottolo lungo, frettolosa contro il cielo nei campi arati,
di sentinella accanto al vecchio stagno abbandonato e coperto di schiuma verde, o mentre spariva nella betaia. La mia breve vacanza era quasi terminata. Avrei avuto quello che mi interessava, un resoconto della sacra rappresentazione della passione che i monaci davano ogni anno. Sarebbe bastato a pagarmi le spese. Una notte di vagabondaggi sull'isola romantica poteva ispirarmi un altro articolo. Accesi una sigaretta e mi diressi verso la spiaggia. Shard si stava già preparando ad addormentarsi. La luce rotante del faro divenne più brillante via via che le lampade si spegnevano dietro le finestre delle casette. Nel viottolo lungo, dove i noci facevano frusciare le foglie avvizzite, oltre l'ufficio postale emporio che provvedeva alle necessità dell'isola, sotto le mura del grande monastero bianco con torri e torrette, balconi e rintocchi di campane, i tetti rossi e i timpani aguzzi, giù verso le dune sabbiose, dove le canne altissime si inclinavano mormorando nel chiaro di luna, verso la falce della baia dei pirati, dalla sabbia finissima macinata dalle onde, che adesso erano soltanto una sussurrante linea bianca, l'orlo del mare lontano. Andavo e... chiedo scusa. Cercherò di frenarmi. Più tardi capirete perché mi è tanto difficile escludere da questo racconto lo sfondo incantato dell'isola in una notte supremamente bella. Allora potrete perdonare un povero diavolo che si era voltato a guardare un paradiso perduto. Sedetti su una barca capovolta, fumai e sognai, lasciando che la lunga, strana storia dell'isola di Shard fluttuasse sulla mia mente come un ciuffo d'alghe su uno stagno. Un'ora, due ore, non so per quanto tempo restai là seduto. Alla fine il mio accendino si scaricò. Non avevo fiammiferi e la ricerca mi strappò alle mie fantasticherie. Mi sentivo irrigidito e avevo piuttosto freddo. «Bene, sei in ritardo se vuoi sbarcare questa notte, vecchio mio!» Parlai a voce alta. Mi voltai a guardare le rocce spezzate che formavano un corno ricurvo della spiaggia lunata. Per un momento una sensazione strana mi paralizzò. Credetti davvero, per un istante, che l'assurda leggenda fosse vera. Una figura nera incappucciata girava le rocce, veniva verso di me. Confesso che non mi mossi perché non potevo, letteralmente. Quando finalmente vidi chi era, il sollievo fu così enorme che sbottai. «Frate Ignatius, parola mia, sa che l'avevo scambiato per il monaco nero. L'ho visto al chiaro di luna, enorme come lo spauracchio di una favola!» La voce liquida e gentile del frate delle Indie occidentali fu il suono più amichevole che avessi mai udito. «Non dovrebbe essere qui», mi rimproverò. «Il padre abate non sarebbe contento. In un certo senso, lei è ospite del monastero che governa l'intera isola». «Sono soltanto un eretico!» risposi ridendo troppo forte. Il suono strideva su quella spiaggia silenziosa e solitaria. «Immagino che agli occhi dell'abate la mia anima sia comunque perduta!» «Sì», ammise frate Ignatius. Mi irritai irrazionalmente. «Oh beh, vivi e lascia vivere!» mormorai. Avevo ancora i nervi scossi e la mia lingua si agitava come una campanella. «Qualche volta è difficile capire che cosa significa. È difficile a volte dire che cos'è la vita e che cos'è la morte.» Non mi ero mai accorto che quel tipo fosse tanto irritante. Prima mi era sempre stato piuttosto simpatico. Adesso ero infastidito. Le sue banalità avevano rovinato l'incanto della notte. «Sta andando al monastero, immagino. Resterò qui a oziare per un'oretta ancora. Buonanotte.» «Non da solo! No, davvero, qui non sarebbe al sicuro. Il monaco nero!» «Sono qui per questo», dissi interrompendolo. «Lo sto aspettando. Se e quando si mostrerà, lo seguirò e scoprirò il segreto del suo tesoro.» «Lei non capisce.» Frate Ignatius era sinceramente turbato. «È molto pericoloso per lei.» Feci un gesto spazientito e mi voltai per allontanarmi. «Se ci tiene tanto!» Le sue parole risuonarono lente ed esitanti. «Se è davvero deciso, forse
Sarebbe meglio che io... Allora? Alzai gli occhi e scorsi il luccichio dei denti bianchi, quando le labbra si schiusero in un sorriso, nell'ombra del cappuccio. Credo che il padre abate mi perdonerà, poiché lei è in un certo senso suo ospite. Sì, glielo mostrerò. La condurrò al luogo dove è sepolto il tesoro. Cosa? Sì, la condurrò là, mormorò il monaco. Ma il tesoro non esiste, è solo una vecchia fola. Cosa vorrebbe dire? Il tesoro esiste. Un tesoro splendido, affermò sottovoce frate Ignatius. E piuttosto che lasciarla qui solo, glielo mostrerò. Cominciavo a dubitare che il mio compagno fosse pazzo. Non sapevo di cosa stesse parlando. La mia fantasia giornalistica incominciò a tessere un nuovo articolo. Bene, perché non andare con lui? Mi era passata la voglia di vagabondare in solitudine sotto il chiaro di luna. Avrei assecondato frate Ignatius. Ora si chinava verso di me, apparentemente deciso. Facciamo come vuole, dissi. La sua idea potrebbe salvarmi da un raffreddore, se non dal suo amico, il monaco nero. A proposito, e se lo trovassimo al lavoro, intento a sorvegliare il suo tesoro? No, non lo vedrà là. Non lo vedrà, se sarà con me. La risposta pronunciata in tono grave e l'aria con cui si volse per avviarsi tra le dune colpirono la mia fantasia. Con il lungo mantello che ondeggiava e si gonfiava nel vento, frate Ignatius mi precedeva di qualche passo. Con la veste giusta, pensai, riscatta il movimento dalla banalità. Mi sembrava di vedere me stesso, con l'abito sportivo e il berretto. Una figura estranea su quella solitaria e incantevole spiaggia inargentata. Vedevo il monaco come un albero i cui rami scuri spazzavano il suolo o come un'onda che si innalzava e si abbassava. Parte della terra, posseduto dalla terra e possessore della terra. «Devo avere la febbre», mi dissi. «Se scrivessi una stupidaggine del genere nel mio pezzo, mi incaricheranno di occuparmi dei fumetti». Una nuova idea mi colpì. Non avevo mai incontrato nessuno in giro a quest'ora. Non ci sono regolamenti. Credevo che il monastero vi chiudesse tutti nelle celle la notte. Eravamo arrivate alle alte scogliere coperte d'erica sopra la baia dei pirati. Frate Ignatius continuava a precedermi. La sua risposta mi giunse portata dal vento. La testa incappucciata si volse verso di me e scorsi di nuovo il bagliore del sorriso gentile. «Dimentica le settimane del ritiro». Indicò con un gesto un solitario edificio di legno, lontano un centinaio di metri. «Ma certo, avevo dimenticato. Però, se è in ritiro, sicuramente ora sta violando le regole, stando qui con me». «Il padre abate anteporrebbe la sua sicurezza alle regole. Naturalmente, ciò significa che il mese di solitudine deve ricominciare. Ma era necessario. Nient'altro avrebbe potuto allontanarla da quella spiaggia pericolosa, se non la promessa di guidarla al tesoro». Mi sentivo a disagio. L'abate era stato cortesissimo con me. Mi aveva concesso molti piccoli privilegi. Mi aveva permesso di andare dove era vietato alla maggior parte dei visitatori. Disturbare le osservanze religiose del suo ordine era un pessimo modo di ricambiare le sue premure. Poi scacciai gli scrupoli. Non credevo alla leggenda e pensavo che non ci credesse neppure l'abate. Frate Ignatius aveva infranto il ritiro per salvarmi da un pericolo inesistente. Aveva insistito su quella spedizione fantastica e, insomma, era un po' matto. Mi assolsi da ogni responsabilità e lo seguì. Giungemmo finalmente a un fitto boschetto, tra la punta del falco e la pinna dello squalo, due crudeli masse di roccia che sporgevano dal mare, dove molte navi avevano fatto anticamente naufragio. Il monaco si fermò ad aspettarmi. «Si aggrappi al mio mantello», consigliò. «Il sentiero è stretto, ma lo conosco spanna a spanna. Non cadrà se mi seguirà esattamente». Sotto le mie dita il mantello era ruvido e asciutto come una corteccia. Ci addentrammo nel bosco. Il buio era fitto. Il sentiero era pianeggiante, ma non finiva mai. Dopo un po' protestai. «Stiamo camminando in cerchio!
Il bosco è abbastanza piccolo per attraversarlo in 5 minuti. Frate Ignatius si fermò. Siamo arrivati. Si sieda. Sieda sul muschio e riposi. Mi lasciai cadere a terra, stanco come se avessi fatto il giro del mondo. Qualcosa di immensamente pesante, freddo e rotondo, venne posto tra le mie mani. Che cos'è? Sembra una corona. Oh, come pesa! Ma non vedo niente. Come posso sapere se è oro o piombo? Oro. Oro puro. Frate Ignatius parlava in tono reverente. E qui ci sono piatti, calici e scettri. Qui ci sono i candelieri. Questa è una grande croce gemmata e per scolpirla un artigiano impiegò tutta la vita. Anche questa è tempestata di gemme. È una piccola lampada d'altare, una reliquia preziosissima, nonostante le dimensioni. Uno dopo l'altro, gli oggetti mi venivano messi nelle mani, mentre la voce tranquilla del monaco ne esaltava la bellezza. Tastai la piccola, pesante lampada e l'esasperazione mi invase. «Ma è inutile!» esclamai. «È assurdo per ancorare così nel buio! Voglio vederli!» Mi alzai all'improvviso. Mi sentii sdrucciolare e tesi le braccia per sostenermi. Bruscamente chiamai. Il mantello del monaco sfiorò le mie mani protese. Cercai di afferrarlo. Scivolai di nuovo. Poi caddi in avanti, urtando con violenza la fronte contro un tronco d'albero. Ripresi i sensi lentamente. La tenebra, come una muraglia di velluto nero, mi circondava. Tenebra e tepore. Prima il bosco mi era sembrato umido e freddo. Ero orribilmente confuso. Da ogni parte le mie mani incontravano arbusti e rovi. Era impossibile trovare una direzione in quell'oscurità assoluta. «Dov'è?» gridai. «Dov'è? Ehi! Ehi, Ela! Frate Ignatius, dov'è?» Continuai a gridare. La collera e il crescente calore del bosco buio servirono almeno a riscaldare il mio corpo intirizzito. Mi infuriai ancora di più. Il monaco doveva essere completamente matto. Perché nessuno mi aveva avvertito? Forse non volevano screditare il monastero. Esausto, affamato e assetato, graffiato dalle spine, alla fine restai immobile e gridai fino a sgolarmi. Quando finalmente una voce mi rispose, ero quasi crollato. Avevo voglia di scoppiare in lacrime. Era il guardiacaccia, Morton. «Si è fatto male, signore!» Mi cinse le spalle con il braccio robusto e mi aiutò ad alzarmi. «Mi porti fuori da questo maledetto bosco, Morton!» esclamai. «Sono qui da ore! Mi ci ha condotto quel monaco matto, Frate Ignatius! Sono stato un idiota a seguirlo, ma non sapevo che era pazzo!» Morton non rispose. Ma sentii il suo braccio irrigidirsi. «Mi porti fuori dal bosco, ha sentito?» L'oscurità stava diventando una tortura. «Mi porti fuori e dopo le spiegherò. Non voglio passare qui il resto della notte!» «Non è in un bosco.» La voce di Morton era soffocata, indistinta. «È in un tratto di ginestre spinose, su un promontorio dietro l'isola. Sono venuto a caccia di conigli e l'ho sentita urlare.» «Ma è buio! È ubriaco, Morton, è ubriaco! È buio, è notte fonda!» «Sono le 8 del mattino, signore, e c'è il sole! È ubriaco! Mette! È buio pesto!» Poi sentii cantare le allodole. Sentii la campana del monastero che suonava le 8, il trillo degli insetti tra l'erba, il muggito del bestiame. Finalmente compresi la verità. Ero cieco. «Signore!» La voce di Morton mi giungeva da molto lontano. «Non può aver visto frate Ignatius questa notte! Ha lasciato l'isola ieri l'altro, con frate Steven e il priore. Li ho portati io a terra con la barca. Qui non arriva e non parte nessuno se non lo porto io. E torneranno fra un mese!» «È ubriaco! Vergognosamente ubriaco!» Ormai parlavo per scacciare i miei pensieri. «Nessun altro monaco qui porta il saio nero, tranne frate Ignatius. Come avrei potuto scambiare il saio bianco dei benedettini per uno nero? Le dico che sono rimasto per ore con frate Ignatius. L'ho riconosciuto, la voce, il sorriso. Era frate Ignatius!»
Morton non discusse. Mi accompagnò al monastero. L'abate ascoltò il mio racconto. Il tesoro è sepolto sull'isola, certo. Il suo tono lento e solenne mi agghiacciò. Ma non è stato frate Ignatius quello che ha incontrato sulla spiaggia dei pirati. Ma... balbettai. Le dico che l'ho visto! Ho parlato con lui, ho camminato con lui per un'ora almeno! Il monaco che hai incontrato è colui che da secoli custodisce il tesoro. Un astuto, antico guardiano. No, no, no! Mormorai. Non esiste! Ho incontrato un uomo come tutti gli altri! Ha incontrato il monaco nero dell'isola di Shard, per la cui anima tormentata io prego sempre. E anche per lei, nella tenebra e nella disperazione, anche per lei imploro la liberazione, figlio mio.